Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo fantastico video. Come potete vedere ci troviamo nella carriera allenatore, una nuova carriera allenatore, una carriera allenatore con una squadra speciale perché era andata veramente stra bene in FIFA 16. Si tratta del Chelsea. Io prima di iniziare ovviamente vi invito a lasciare subito un bel pollicione in su perché comunque ci tengo tantissimo a far andare bene questo video perché veramente raga voglio un ritorno della carriera soprattutto su FIFA 18 e quindi in questi mesi che mancano prima di FIFA 18 vorrei appunto portarvi qualcosa magari di simile, quindi ho deciso di una carriera impuntata su una squadra che è andata bene fortunatamente su FIFA 16. La squadra è ottima, nel senso che comunque partiamo già da una base veramente fortissima con circa 100 milioni di budget da spendere, quindi tantissimi giocatori potremo acquistare soprattutto tramite i vostri consigli qui sotto nei commenti, quindi non fate non aspettate, commentate qui sotto con le vostre scelte. Ovviamente ci danno tantissimi incarichi, come per esempio vincere il torneo a cui abbiamo deciso di partecipare, che è appunto quello dell'americano, che ci dovrebbe dare intorno ai 12 milioni di crediti, quindi sarebbe veramente un gran colpaccio vincerlo. La squadra si presenta bene, soprattutto l'aspetto della difesa mi piace tanto, anche il centrocampo, un po' meno l'attacco dove abbiamo sia Hazard, però dobbiamo innestare magari un'ala destra un po' più decente. Per quanto riguarda i terzini si devono modificare, raga, perché abbiamo solo un'Ada e un'Asa che non vanno e dobbiamo comprare qualcuno di esperienza, magari un Alexandro, qualcosa del genere, un Dani Alves e via dicendo. Raga, la squadra è ottima, mi piace tantissimo, soprattutto il centrocampo dove abbiamo Kanté, Fabregas, quindi Matic, tutte ottime scelte. Ho deciso di vendere qualche giocatore, ad esempio Diego Costa, che a me non piace proprio in game, un giocatore che non ha tanto margine di miglioramento, quindi perché non venderlo e prendersi quei 40-50 milioni e magari comprare un attaccante più forte, anche perché comunque l'attaccante ce l'abbiamo giovane, quindi non ha senso tenere Diego Costa, tanto vale prenderne uno un po' più di esperienza, però magari con cui mi trovo meglio, perché comunque lui è quotato 41 milioni e 41 milioni vuol dire che ci possiamo prendere anche 60, e con 60 milioni, raga, facciamo tanto, soprattutto considerando che ce ne abbiamo 100 di partenza. Ho deciso di vendere tanti ma tanti giocatori, perché comunque quelli lì che comunque non ci servono, e tipo Terry, che comunque, raga, 81 di overall, tipo 40 anni, quindi 35 anni, raga, cioè non ci facciamo veramente niente, quindi utilizzare un giocatore come lui in una carriera come la nostra è praticamente inutile. Poi ho deciso di vendere, come ho detto, tantissimi giovani, perché comunque, raga, a partire da 60 di overall mancano tipo 2 mesi a FIFA 18, è inutile. Io in questa carriera vorrei un po' skippare le partite meno importanti, un po' giocarmi quelle fondamentali, perché comunque alla fine disputare le partite inutili la vedo una cosa un po' insensata e soprattutto neanche interessante. Tipo, raga, Carvalho e Scott, che comunque sono giocatori che non ci promettono bene, comunque ci vorrebbe troppo tempo per farli aumentare di overall. È inutile che comunque li proviamo a far aumentare. Abbiamo delle ottime scelte, tipo come ho detto Hazard, Kanté a centrocampo, che è veramente qualcosa di mostruoso. E poi, raga, mi ha colpito molto il fatto che hanno comprato David Luiz per 30 milioni, che è una cosa fantastica, perché comunque di difensori centrali ne abbiamo tanti. David Luiz comunque dovrebbe andare a giocare titolare, perché comunque lo voglio titolare, è una bestia, come vedete. E abbiamo tantissime altre scelte per quanto riguarda i difensori centrali, quindi cosa potremmo fare? Potremmo semplicemente andarne a vendere tanti, e sarebbe veramente buono, perché comunque la maggior parte sono giovani e costicchiano anche un po'. Poi, raga, già mi sono giocato la partita contro il Bayern, che prima partita appunto dell'American Cup. Un Bayern che pensavo fosse un po' più forte, mi aspettavo una partita comunque più impegnativa. Ho giocato bene, raga, perché ho giocato bene, ho fatto le azioni clamorose, tipo questa qui, sulla fascia con cross in mezzo e colpo di testa, veramente grandiosa questa azione. Qualcosa di devastante. E subito mi sono portato sul punteggio di 1-0, tipo dopo 10 minuti. Poi verso il 45esimo, verso la fine comunque del primo tempo, un'altra volta cross in mezzo, solo ancora, e 2-0, 2-0 di Kanté, e subito, diciamo, la partita lì si è chiusa. Che comunque poi ho iniziato un po', regà, a non giocare più seriamente, infatti ho preso il 2-1. Dopo il 2-1 mi sono riconcentrato, ho detto no, 2-1, questi me la riaprono, e se me la riaprono è finita, anche perché comunque era una partita così del genere contro il Bayern di Monaco, dove il Bayern di Monaco comunque era la squadra favorita all'interno di questa coppa.
Quindi una vittoria ci serve come il pane. Poi ho provato questo tiro così a random, palla che mi ricarambola sul piede, gol. Gol di, se non sbaglio, Mati. No, non lo so minimamente. Non si vede, vabbè. E poi l'ho chiusa praticamente definitivamente un 4-1 gol a giro di Eden Hazard. Mamma mia, un'azione clamorosa, un contropiede della Madonna. E l'ho chiusa così 4-1. Poi vabbè, regà, ci sta un 4-2 comunque. Che mi è stato fatto, diciamo, un po' regà di tecnica, devo essere onesto. Lewandowski me l'ha messa lì, se l'ha alzata, ha tirato e mi ha fatto un gol della Madonna, questo lo ammetto. Ma un 4-2, regà, ci sta. Cioè, comunque alla fine stavo cazzeggiando verso il 4, sul 4-1, che fai? Non stavo giocando neanche più seriamente, quindi il 4-2 ci sta. Regà, quindi 4-2, prima vittoria contro il Bayern, che comunque era, come ho detto già, la squadra favorita, penso, all'interno diciamo, del nostro girone. E noi siamo primi insieme allo Sporting, quindi già è un bel vantaggio, considerando che comunque l'unica squadra che temiamo è il Bayern, sta a 0 punti e ci sta benissimo. Io comunque in questa carriera ci voglio veramente mettere l'anima. Cercherò di portare tantissimi episodi, ma voglio portarli col vostro supporto, cioè che io li porto e faccio 6 mi piace, che in caso sono onesti, cioè comunque sono 6 persone che mi seguono e che io apprezzo, però fare 6 mi piace e 30 visual non ha senso. Quindi se voi volete avere altri episodi scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché io veramente sono carico con questa carriera e con le prediction, perché come avete visto in questi giorni ho portato tantissime prediction, quindi per avere un prossimo episodio di carriera cerchiamo di arrivare almeno a 50 mi piace, che non chiedo tantissimo qui sotto nei commenti. Like, commento e iscrizione. Fatemi questa cortesia e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella gatto.